Si chiama ICT4 University Wi-Fi Sud della rete Wi-Fi dell'Università del Salento, la prima in tutta Italia ad adottare un progetto all'avanguardia che permette a studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo di accedere semplicemente da qualunque luogo e in modo efficiente alle risorse informatiche dell'Ateneo e alla rete internet con qualunque dispositivo Wi-Fi fisso e mobile. Un risultato eccellente grazie al finanziamento del Dipartimento per l'Innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La rete wireless viene così fornita in tutte le sedi dell'Università Salentina e nelle 4 residenze studentesche. Si tratta di una copertura al 100% che sostituisce la precedente parziale e incapace di sopportare la mole di traffico che la presenza di migliaia di studenti richiedeva. Nei primi 4 mesi di utilizzo di Wi-Fi Sud sono stati circa 1000 gli studenti al giorno, con picchi di 600 utenti contemporanei. Un servizio importante per gli studenti salentini, già attivo da 4 mesi e che rappresenta veramente uno degli obiettivi più importanti in tutta Italia. Beh, è un punto di eccellenza, siamo orgogliosi di questo, abbiamo messo in campo tante risorse sia finanziarie sia umane, abbiamo cercato un finanziamento, lo abbiamo ottenuto e adesso riusciamo a dare sull'intero campus. Il nostro campus è fatto di vari poli, incluso Brindisi, incluso quello cittadino, quello extraurbano, la rete in tutto i locali di studio, di didattica e di ricerca. E questo è importante per gli studenti e per l'intera popolazione. Ad esempio, riusciamo a dare direttamente al docente che va in aula per verbalizzare gli esami sul suo portatile la possibilità di fare introdurre direttamente il voto in carriera, cioè nella banca dati ministeriale, cioè in tempo reale il voto acquisito dallo studente va in carriera, cioè va al ministero. Questo è importante. Senza dubbio una svolta. Assolutamente, anche perché in questo momento e con la prospettiva del progetto riusciamo, appunto, come diceva il professor Mainetti, a garantire una copertura e un accesso ai servizi praticamente totale. Attualmente già come in questi primi 4 mesi, che possiamo chiamare di rodaggio, ma rodaggio su strada, abbiamo ottenuto di dare accesso a più di 4.000 persone distinte e abbiamo ormai un numero di accessi giornaliero che supera le migliaia di unità. E quindi su questo stiamo ovviamente puntando moltissimo anche per esercitare quelle azioni che che daranno anche agli studenti la possibilità di collegarsi con altri strumenti tipo l'iPhone o gli altri smartphone che sono in questo momento in circolazione tra i giovani. Oggi è sicuramente un giorno importante per l'Ateneo Salentino che mette a disposizione un servizio per gli studenti e per il loro futuro. Beh, sicuramente fa vedere come il Sud si stia muovendo in ottica europea e direi anche in ottica mondiale, visto che è il primo Ateneo che ha messo a disposizione un network con la più avanzata tecnologia Wi-Fi disponibile a livello mondiale e proprio per questo oggi abbiamo fatto venire il guru di questa tecnologia, che è il fondatore della società Meru Networks, che ha inventato questa tecnologia. Noi come Fiore, che siamo abituati a fare pioneering tecnologico, abbiamo deciso qualche anno fa di cercare i prodotti che avessero maggior valore aggiunto e potessero essere più utili per, diciamo, la crescita dei network, sia aziendali che degli enti pubblici, delle università. Abbiamo trovato in Meru Networks un validissimo alleato e siamo felici di partecipare a questa giornata per poter far vedere a tutti come queste reti siano le reti vere del futuro. Quanto è importante investire sulla ricerca, sulle nuove tecnologie per costruire il proprio futuro, soprattutto per i giovani? Beh, sicuramente non è importante, è l'unica cosa che si può fare a mio avviso. Fondamentalmente quando si sta fermi, si è convinti di essere fermi, in realtà si sta andando indietro, perché il mondo va avanti, se si è fermi si rimane indietro. La tecnologia di cui parliamo, peraltro, è tecnologia che è anche molto democratica, rende fruibili per tutte le persone una serie di servizi, di utilità, di conoscenze che diversamente sarebbero fruibili solo da pochi o solo dagli addetti ai lavori. In questo modo si riesce ad avere delle reti pervasive che permettono di comprendere, capire ciò che è più importante, cioè la valenza della condivisione della conoscenza. Quali saranno le conseguenze positive di questa tecnologia che giunge qui nel Salento oggi? You know, if you look at the evolution
Il primo vantaggio si avrà grazie al fatto che tutti gli studenti oggigiorno utilizzano sempre un numero maggiore di devices, cioè di apparecchiature, che non sono solo i telefoni ma sono anche gli smartphone, quindi apparecchiature a metà strada tra un telefono e un computer, iPad, varie tipologie di device che hanno in comune una cosa, l'essere Wi-Fi, cioè potersi collegare via radio al network. E questo chiaramente è dar loro la possibilità di essere connessi in un unico network ad alta velocità, è chiaramente un grandissimo vantaggio. Come secondo punto sono le applicazioni delle quali si può fruire su questi network, cioè la possibilità di utilizzare dei software, degli applicativi che possono semplificare di molto la vita o renderci molto più produttivi, e questi si possono usufruire sempre su quegli stessi device e quegli stessi smartphone. Come considera il ruolo che stanno ricoprendo i social network da Twitter a Facebook nei luoghi della rivoluzione dalla Tunisia all'Egitto, ora alla Libia, che hanno rappresentato la piattaforma sulla quale la mobilitazione si è mossa? Questi social network sono ciò che fa crescere e che aumenta la coscienza delle popolazioni, che aumenta la possibilità di scambiare informazioni. La differenza che c'è tra i social network come li concepiamo noi adesso e come li andremo a vedere, a concepire grazie alle nuove tecnologie, cioè la differenza tra potersi scambiare poca informazione basata sul testo tendenzialmente, a potersi invece scambiare delle quantità di informazione molto più grandi basate su contenuti video, su contenuti audio di alta qualità, basate su l'insieme, diciamo, o la commistione di tutte le modalità comunicative. In a reliable manner at scale.